Sì, mi pare che va. Potrebbe andare. Tutto per vedere sullo break rovescio di Strike c'è il videocamera del 1932. Cosa può andare? Che è la quarta maglia che cambio perché non riesco a trovare una malatissima maglia che funzioni con cristiano e le altre si bucano. Questa che è quella della volta scorsa pare che vadi e quindi andimiu. Salve a tutti. C'è da dire una roba. Prima di iniziare, c'è da chiarire un fatto. Questo è il capitolo di Komurasaki. Di questa meravigliosa donna che dà lo ceffone in faccia a Orochi e se lo merita tutto. Quindi, prima di iniziare, sia ben chiaro, parleremo un bel po' del discorso del ruolo della donna e ne approfittiamo anche per alcune cose. Andiamo subito al punto, andiamo subito al punto. Allora, introduzione, ci sono da sapere alcune cose in Giappone. Fuzoku, se vi dico Fuzoku, che pensate? Non al gioco Sudoku, quella è un'altra cosa. Il Fuzoku è ufficialmente l'industria della prostituzione, cioè tutti i soldi che giravano e girano ancora e gireranno purtroppo perché è il mestiere più antico del mondo intorno al mondo della prostituzione. Non è roba da poco. Se ci pensiamo, vabbè, i quartieri del piacere ne abbiamo già parlato, le donne di piacere si sa, no? Che poi potevano avere vari ruoli fino ad arrivare alla Oiran, il primo fiore, ma di questo già ne abbiamo parlato. È importante anche il fatto che queste donne spesso erano chiuse, lì non potevano proprio uscire, se non in alcuni momenti eccezionali. Uno di questi era lo Hanami. Hana, fiore, mi, da Miro, quante volte sentite ne manca? Miro, 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 no? Miro, guarda, a guardare la fioritura solitamente dei sakura. Una volta all'anno potevano uscire a prendere una boccata d'aria a guardare i fiori di ciliegio. Chissà perché quando la bella nostra Komurasaki suona, la nostra Iran suona, appunto ci sono sempre i fiori di ciliegio. Comunque, detto questo, ne volevo approfittare di una cosa in realtà in questo capitolo, che, visto il piacere, oggi è l'8 febbraio, tra un po' è San Valentino e quindi volevo dedicare questo video, anche questa introduzione, soprattutto a tutte le numerosissime donne che seguono me. Ciao mamma e ciao mia sorella, saluto tutte e due, le uniche due che... Detto questo, perché? Perché in realtà c'è tanto da dire proprio sul ruolo della donna in ogni saga. No, non sì, quella è un'altra storia, quelle sono pippe vostre mentali, non solo mentali, ma il ruolo della donna nelle principali saghe di One Piece, no? Io non posso prendere tutte perché veramente sono tante, però giusto per fare una piccola osservazione, andiamo subito al punto. Non so perché ho preferito mettere Kunimitsu di sfondo, uno dei miei personaggi preferiti di Tekken, a parte che in questa posa qui è qualcosa, andosta qualcosa di illegale. Comunque, vabbè, Kunimitsu chissà perché mi piaceva assai a Tekken, ma il punto qual è? Sì, ma c'è una spalla fuori di qua. Allora, prendiamo ad esempio le principali donne viste nella prima serie, prima del time skip, no? Vivi, l'abbiamo conosciuta come nemica, poi come amica, poi abbiamo scoperto che era nobile. Quanto cacchio è stato importante dalla Baroque Wars ad Alabasta il ruolo di Vivi, per dire. E che tipo di allegoria aveva Vivi dentro di sé all'interno di quella saga? Una roba pazzesca. Il sacrificio, l'attaccamento alla terra, la nobiltà che però si sacrifica per il popolo e non la nobiltà che sfrutta il popolo. Meraviglioso. Poi vabbè, qui andiamo proprio praticamente, io questa qui, non so se si vede bene l'immagine, è una cosa bellissima, Conis e anche Musse. La saga di Skypiea, cioè Conis era tutto, quando poi vede l'immagine di Angel Island distrutto, cioè che viene distrutta da Eren, ma anche Mouse, chiamatela come volete voi, no? Che quella lì che era sacrificata nel famoso flashback, no? La figlia di Galgara che andava sacrificata, quindi sempre ancora una volta il sacrificio. E poi andiamo avanti, Lola Thriller Bark, Lola poi dopo abbiamo conosciuto altre cose, Lola è una ragazza. Ok, non è proprio la bellezza massima, però che ha rifiutato un matrimonio con Loki per andare, no, ha avuto il coraggio rispetto anche a Scifone di abbandonare praticamente la madre, il regno, andare alla conquista, all'avventura, per poi restare lì intrappolata da Gekkomori e poi tutto ciò che ne è successo dietro. Diciamo che è stato uno dei personaggi principali di Thriller Bark. In ogni saga c'è sempre un ruolo femminile fondamentale, ma mi pare che con lo sviluppo del manga si sia sviluppato anche questo concetto del ruolo femminile in Oda, perché se noi andiamo addirittura nel dopo time skip, troviamo dei ruoli sempre più complicati nelle donne. Io preferisco tralasciare Punk Hazard, dove lì abbiamo visto il miglior personaggio femminile
mai comparso, che è Monet, ma che il meglio deve ancora venire per Monet, quindi lasciamo stare. Ma invece, per quanto riguarda Dressrosa, abbiamo addirittura un trittico di donne, meraviglioso. Scarlett, il sacrificio di una madre. Rebecca, una ragazzina che poi perde la memoria della madre per via del frutto di sugar, che poi la riacquista ricordando il padre, tutto un casino, cioè scusate, per la memoria del padre, no? Poi la riacquista quel padre, e poi praticamente quando poi si riabilita l'intera famiglia e così via, Rebecca è stata in fondo uno dei primi personaggi, tra l'altro, che incontra Rufy. Appena si iscrive Ro al torneo, Rebecca è qualcosa di geniale all'interno di Dressrosa, ma poi è bellissimo anche quando alla fine c'è Rebecca che, pilotata da Doflamingo, sta per uccidere Violet. Violet che dice a Rebecca: perdonati per quello che stai facendo. Cioè, ragazzi, veramente Oda ha toccato dei momenti sublimi con le donne. Ma non voglio fare un video su questo perché dopo sembra un video a parte rispetto al video commento. E poi, ovviamente, nella saga di Big Mom, a me è piaciuto tantissimo il doppio ruolo di Reiju, che prima aiuta Sanji a liberarsi, e poi comunque è l'unica dei Germa che ha empatia, eccetera, e soprattutto di Sora, un personaggio a cui Sanji tuttora è molto legato. Se abbiamo visto la volta scorsa che lui comunque accetta l'armatura, però non vuole avere a che fare nulla con Germa, ma alla fine il contatto con la famiglia principale per lui è la madre, no? Il cibo, la cucina e tutto il resto. C'è sempre una grande donna, non solo dietro un grande uomo, anche dietro una grande saga. E a questo punto qui non può mancare all'interno della saga delle saghe, perché alla fine Wano è la sua terra ed è la saga, secondo me, a cui Oda tiene di più, mi sembra ovvio, alla fine non può mancare il ruolo di una grande donna anche qui. E arriviamo a parlare finalmente, dopo un'introduzione di 6 minuti, è andata pure bene, quasi 7 minuti, parliamo di questa Oeran. Komurasaki, ma chi è questa Komurasaki? Che tipo di analisi psicologica si può fare su Komurasaki? Andiamo subito al punto. Lei è la donna che dà un ceffone in faccia ad Orochi. E già questo è una stima completa. Cioè, non so chi di voi ha letto poi il capitolo, sarebbe bello da vedere tutte le vostre espressioni. E patapum, geniale. Io la adoro. Già per questo, così come la volta scorsa, stavo un po' antipatica, ora la adoro. Un personaggio meraviglioso. Ma poi Oda ce la fa riapprezzare anche in altre piccole cose. Andiamo a leggere questa vignetta. Mi domando perché ogni volta che la sorellona suona questa canzone, sapete come finisce, non voglio usare troppi balloon, si mette la maschera. E qui ognuno di voi può pensare quel che vuole. A me piace pensare che lei pianga quando mette questa maschera, perché evidentemente quella canzone non è una canzone qualunque. Evidentemente è la canzone che lei sentiva suonare dalla madre, sentiva suonare dal papà, suonavano prima quando facevano le feste per lei e la figlia in fondo di Oden. Domanda delle domande. E allora andiamo a capire. Può essere lei la bimba, la figlia di Toki? Allora, penso che ormai in molti stiano girando intorno a sta cosa. Sì. Può essere, io direi che dopo questo capitolo la possibilità che sia lei è schizzata alle stelle. Sapete come quando fanno, che ne so, nelle partite, no, più o meno mettono la stessa probabilità 50 e 50, poi succede che in live una squadra sta vincendo 8-0 e chissà perché la quota schizza, no? Ecco, la stessa cosa. Ormai dopo questo capitolo la quota è schizzata al 90-95%. Perché la volta scorsa, se l'avevo detto, era troppo bastarda. Cioè, avevamo questo personaggio troppo cattivo per essere una buona. Ma se uno ci pensa, che tipo di cattiveria ha la Oiran? Lei dice: per me gli uomini sono soltanto oggetti, una roba del genere, da sfruttare economicamente. Vabbè, è stata cresciuta in un bordello, è vissuta in un bordello, che immagine puoi pensi che possa avere degli uomini, se pensi che tutti gli uomini con cui le entri in contatto sono tutte persone che vanno lì arrapate con un'idea: io pago e tu mi dai una prestazione sessuale. Quindi, dopo anni di questa esperienza, secondo te gli uomini che concezione possono avere? Cioè, o meglio, cioè, l'inverso, tu che concezione puoi avere degli uomini? Ho sbagliato soggetto, era completamente. Però quello è il meccanismo. Quindi ci può anche stare che abbia questa idea. Poi è una bambina comunque che magari ha subito un trauma, che magari ha avuto una situazione particolare. La domanda è anche perché non è stata portata anche lei avanti di 20 anni insieme a tutti gli altri.
Beh, ma alcuni sono rimasti lì. Può essere che il frutto di Toki non dava la possibilità di trasportare tutti, altrimenti mi verrebbe da dire Toki prendeva tutta l'Allegra Famigliola e se la trasportava tutta quanta in avanti, si trasportava pure lei stessa. Cioè, faceva un salto temporale che serviva a far morire il marito. Probabilmente, io ho sempre questa teoria che il frutto Toki Toki prevedeva che può fare un salto temporale massimo di 100 anni per una persona. Se vai in due persone fanno 50 a testa e così via, diviso 3 è un po' difficile, diviso 4 è 25 a testa, diviso 5 è 20 anni a testa, cioè magari è quello il motivo. Quindi non poteva portare anche una sesta persona, se no non passavano i 20 anni. E quindi Toki è rimasta lì. Sono tanti i motivi, però rimane l'idea che questo personaggio si può iniziare a giustificare per le cose brutte viste la volta scorsa. Anche perché a essere trattato male in fondo è un vecchio rattuso che preferisce abbandonare la famiglia per una donna giovane. Quindi, per quanto io possa provare compassione per lui, ma tu sperperi tutto e abbandoni tutti gli altri per una ragazza bella, ho capito, ma perché dovrei fare il tifo per te? Allora iniziamo a capire questo che tipo di personaggio sia, perché in questo capitolo finalmente mostra delle emozioni positive, non più di sfruttamento e avarizia, ma sensazioni buone. E allora andiamo avanti, cerchiamo di capire una cosa. Già qui, questa secondo me è la vignetta più emblematica del capitolo. Non la più bella, non la più scenografica, ma la più emblematica. Ma suo figlio Momonosuke è ancora vivo. Qui abbiamo Orochi che sta. Dobbiamo trovarlo. È il volto, è l'espressione di Nico Robin che ci fa capire, quella più vicina a me, che ci fa capire subito che lei giustamente è preoccupata, ma Nico Robin lo conosce, Momonosuke, che se l'è portato via, sa benissimo chi è, quanto è importante, eccetera, eccetera. Ma cos'è quella faccia lì in fondo? Cioè, provate voi a darmi un'opinione di quell'espressione lì in fondo cerchiata, no? Perché fa quella faccia? Cos'è? Una faccia triste? Una faccia preoccupata? Perché ha la bocca aperta, ad esempio? Perché ha quest'occhio un po' messo così? C'è qualquadra che non cosa. Allora, mi verrebbe anche da dire, la Oiran come dire, ancora ricorda. Cioè, non è che ha perso la memoria, la Big Mom, diciamo. Lei si ricorda bene che suo fratello si chiama Momonosuke, che è stato portato avanti nel tempo. Adesso tornerà, quando tornerà sarà ancora bambino. 20 anni sono passati per lei, ma non sono passati per lui, eccetera, eccetera. Ricorda bene la madre, ricorda bene chi è Oden. Ricorda bene quando suona quella canzone di essere, magari si mette la maschera perché è triste. Quindi lei ricorda bene la sua infanzia. Sa che tipo di vita ha vissuto. Ovviamente 20 anni sono comunque passati e hanno, tutto ciò che è accaduto avrà comunque condizionato il suo carattere, però ha importanti ricordi, soprattutto del fratello. E allora, grazie a questa espressione, puoi far notare sempre le notine musicali che ci sono sempre per far capire che c'è la musica di sottofondo, però dopo questa espressione mi viene da dire, attenzione, facciamo un passo indietro, questo tutt'altro che cattivo, questa probabilmente è un personaggio molto importante. E visti tutti i personaggi femminili importanti nelle precedenti saghe, mi viene da dire, qui praticamente ruota a compasso, no? Sapete quando in tecnologia si fa punto e compasso in A e vai, ecco, appunto qui si punta il compasso in Komurasaki e si ruota tutta la saga di Wano intorno, perché secondo me lì andremo a finire. Allora, a questo punto qui però, tanti di voi stanno anche pensando a quella cosa che è uscita fuori ieri in live, ci stiamo un po' divertendo, stiamo un po' sbizzarrendo su queste idee. Ma perché si somigliano così tanto Nico Robin e Komurasaki? Allora, secondo me, non voglio deludere nessuno, però secondo me non è che ci sia tanta importanza in questa cosa. Mi spiego. Sì, si somigliano, però sono tanti anche i personaggi one pissiani che si somigliano senza motivo. O altri che non si somigliano per nulla, tipo, che ne so, Weeble e Barbabianca, ma attualmente pare che siano padre e figlio, per chi ci vuole credere. Però, diciamo, le somiglianze a volte non sono tanto importanti. Comunque, vabbè. Però era uscita fuori questa teoria che riguarda il cartone famosissimo di Hokuto no Ken, questo manga meraviglioso, questo anime altrettanto meraviglioso, dove alla fine, per tutto il tempo della storia, Ken si trova insieme a questa ragazzina vicino a me che è Lin. Dopo, ma proprio, uff, dopo la seconda serie, si scopre che esisteva l'imperatore del cielo e c'era la figlia dell'imperatore del cielo che era molto simile a Lin. Come mai questa somiglianza? Cazzo, erano gemelle separate alla nascita. E quindi per tutto il tempo, guarda tu chi avevi vicino,
la gemella dell'imperatore. Me voglio. Allora, a sto punto qui, uno dice, vedete che Oda vuole fare una citazione a Ken? Nico Robin, proprio nell'isola di Wano, che è l'isola dove sono stati creati i Ponygriff che lei tanto ama, dove in fondo c'è il contatto con l'antico regno che lei tanto cerca, quindi non è neanche un'isola a caso, capito? Ma è proprio quando lei ha sentito per la prima volta, no, che l'isola, il popolo che ha fatto i Ponygriff a Zoe, ricordate, Nico Robin è arrivato proprio così. E quindi proprio in quest'isola vuoi dire che lei ha le origini? E ha origine proprio dal clan Kogetsu, quello che creava i Ponygriff, che scriveva i Ponygriff. Vuoi vedere che praticamente suo papà le ha fatti sti cazzo di Ponygriff? Dice, me coglione, questo... Ma ho capito. Allora, potrebbe essere... Allora, io ho fatto un attimino una ricerca per cercare di capire una cosa. Nico Olvia. Andando un attimino a citare Wikipedia e robe varie, no? Io ho fatto un piccolo riassunto. Quindi... Quando è morto il marito di Nico Olvia, è morto 26 anni prima dell'inizio della narrazione, perché qua non ci sono soltanto i problemi di cosa, sono pure i passaggi nel tempo, non si capisce un cazzo. Poi, Oden cercò di interrompere l'isolazionismo 18 anni prima dell'inizio della narrazione. Per farla breve, Nico Robin ha 30 anni e Oden è morto 20 anni fa. Quindi, innanzitutto, probabilmente non parliamo di gemelle. Può essere, non lo so, a me detta così, ma forse dico lo stesso una cazzata, potrebbe essere che quando Nico Robin è nata, cioè Oden era ancora vivo, ok. Probabilmente non hanno la stessa mamma, perché la mamma di Nico Robin è Nico Olvia, e se capisce perché Nico Olvia è tale e quale a Nico Robin, e lì non ci, proprio lì non ci piove. Ma può essere che Nico Olvia, andando a studiare i Ponygriff, si è trovata nell'isola di Wano. Non so come, non so perché. Oppure Oden viaggiando il mondo, però lì non so se si trova col tempo. Io non ci capisco, io mi perdo sempre cronologicamente. Comunque un contatto tra Oden e Nico Olvia è un contatto proprio di così, nel senso che poi nasce Nico Robin, ma al massimo non è la sorella di della Oiran, cazzo come si chiamava, ma la sorellastra, nel senso che il padre è soltanto in comune, non lo so. Però, detto questo, lasciatemi anche dire una cosa giusto per rispondere. A me le teorie alla Beautiful piacciono e non piacciono, nel senso che secondo me il manga di One Piece vuole essere un manga veramente che vuole esprimere tutti i valori, le sensazioni più belle, le emozioni, ma secondo me il grado di parentela conta fino a un certo punto. Non è solo la solita battuta che Crocodile è la mamma di Luffy, che è la più grande stronzata del pianeta, ma in generale, cioè... Ma vedete che quello è il fratello di quell'altro? E alla fine siamo sempre. Quindi, siamo sempre lì, fa pure lì. Quindi, manteniamoci soltanto sull'idea che Nico Robin somiglia alla nostra bellissima Oiran. Però, magari è soltanto una somiglianza per un tratto di penna dell'autore. Che poi, se uno poi ci guarda bene, non c'è manco proprio tutta questa grandissima somiglianza. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Ma c'è ancora altro da dire su Nico Robin, ovviamente, no? Perché Nico Robin ha affrontato queste bestie feroci. E in effetti in questo capitolo, non so se avete notato, si inizia anche un po' a scoprire i poteri di queste bestie feroci. Infatti si nota che ci sta, allora, il tipo sopra il soffitto che lancia le corde, e quindi probabilmente lui la voleva impiccare, quindi sarà uno bravo con il lazzo. Poi ci sta, vabbè, questo qui che fa una mossa strana che non si capisce. La ragazzina, quella lì in fondo, quella lì in basso qui, che sembra un visone perché sembra veramente Carrot in versione così, lancia praticamente le stelle ninja, solo che poi ovviamente Nico Robin fa la tecnica e quindi scompare. E poi ci sta quell'altra che, se ho capito bene, utilizza lo shamisen come un fucile, no? Quindi se, veramente è una roba, non lo so, hanno qualcosa di under per questi personaggi, devo dire la verità. Comunque mi piacciono, sembrano veramente belli, e spero, qui mi viene da dire una cosa proprio personalissima del commento, spero di rivederli ancora, perché mi piacciono, veramente sembrano proprio interessanti. Non lo so, mi ricordo una via di mezzo tra il ragno di Hunter x Hunter, qualcuno diceva anche gli Zodiac, non lo so. Però sono veramente intriganti come personaggi, bizzarri, molto vampissosi, però al tempo stesso con dei poteri ninja che ricordano un po' Naruto, una bella insalata di personaggi. Nico Robin si salva con la tecnica che abbiamo chiamato ieri in live Fikabutsu no Jutsu, dove praticamente lei fa un clone di fiori, che già è una tecnica che si conosceva, e
Posso dirla, così come ho sbagliato sul frutto di Oroce, perché veramente è una zona, però su questo ci avevo azzeccato. Su qui. Vabbè, detto questo, io devo cambiare sullo sfondo, se no non arrivo praticamente alla fine della saga, arrivo alla fine di qualche altra cosa che somiglia a saga. Allora, parliamo un attimo invece di un altro personaggio ancora. Capitolo particolare, bisogna dirlo, un capitolo che pare che non è successo niente, è successo tutto praticamente. Kyoshi, un capitolo molto di sensazione, molto psicologico, dove si scoprono curiosità interessanti sui personaggi. Kyoshiro, ho visto già nei primi commenti, ho visto nelle cose, che è uno dei personaggi su cui, secondo me, in settimana si parlerà di più. Già tempo fa avevo fatto vedere i kanji di Kyoshiro. Ci abbiamo il primo kanji, ecco qua il Chris Green che inizia a fare i suoi effetti. Kyo, pazzia. Sci, quello centrale, morte. No, sapete quando in giapponese dicono Shine, muori praticamente, ecco. Pazzia, morte. Non è che è proprio, diciamo, l'amico del cuore, sai, come vicino di casa, immagino il citofono, pazzia, morte, non è proprio be bello da leggere come kanji. È in effetti un personaggio un po' strano, ma qui ho trovato una fanart colorata così, completamente di bianco, come se fosse... Sì, ha a che fare molto con la morte anche, ma chi è esattamente questo Kyoshiro? Perché anche lui, rispetto alla volta scorsa che sembrava soltanto uno zoticone, qua invece pare veramente mostrare qualcosa di interessante. Allora, cerchiamo di capire. Vediamo cosa dice. Vedete che frase che si tira fuori un personaggio che se fosse soltanto il semplice cattivo, secondo me non direbbe. Orochi mi sembra molto più vuoto di Kyoshiro come personaggio. E dice... Dicono che le persone siano come i fiori se la tua acqua è pura. Esso sboccerà in tutta la sua magnificenza. Se la tua acqua è pura, esso, il fiore, sboccerà in tutta la sua magnificenza. Possibile che un personaggio cattivo dica una frase così bella? Ma soprattutto che dà così tanta possibilità e fiducia in alcuni uomini particolari, a parte il fatto che... Fiore ricorda poi il concetto di primo fiore, no? Nel principio di Oiran, che è appunto il primo fiore. Se ricordate, in un precedente video commento avevo fatto vedere un campo di fiore, avevo detto qual è il primo fiore? Ecco, quello è l'Oiran, no? Perché a quell'idea, allora, nel primo fiore, il più bello che c'è. Appunto, lui parla anche di fiori in questo caso. Che cavolo di personaggio è? Allora, se abbiamo capito bene, Kyoshiro è il protettore. Ha un bordello ed è il protettore di questo bordello. Ha tante donne nel suo bordello, ma fra queste, guarda che coincidenza, guarda che culo, proprio c'è la più bella di tutte, che è lei. La Oiran, la protagonista di questo capitolo. E infatti glielo dicono, vabbè, viene dal tuo bordello, bravo, sei stato bravo, fortunato, perché lui ovviamente è geloso di questa sua scoperta. Mi fa venire un po' in mente quando nel calcio c'è il talent scout che ha scoperto quel grande calciatore. L'ho scoperto io, no? È un po' quell'idea. E quindi sei anche un po' geloso della tua creazione, tra virgolette, ma è solo quello? Perché potrebbe anche essere, teoria che pure gira un po', che siccome Toki non poteva essere teletrasportata, alcuni samurai sono stati trasportati e altri no, creando questa separazione tra chi ancora è fresco di memoria di Oden perché ha appena fatto i 20 anni, sono passati in un giorno, e chi invece è rimasto lì 20 anni e ha iniziato a dimenticare Oden, a cambiare idee, a cambiare mentalità. Il primo che abbiamo visto, no, è Shutenmaru. Perché praticamente dopo 20 anni ormai non crede più in Oden, guarda Momonosuke e dice: ma che ti crede che dopo 20 anni solo perché vedo a te io torno e... Eh? E poi ci sono anche quegli altri, invece, magari come Kyoshiro, che hanno proprio cambiato idea, o forse no. Forse avevano la missione di prendere sta bambina che non poteva essere teletrasportata, dice, questa la proteggo io. Ho letto un messaggio, che non ho messo nella posta, però comunque interessante, diceva, ma come Strike? Cioè, questo dovrebbe difendere Toki, e cosa fa? La mette nel bordello, la fa prostituire, la fa ingannare gli uomini, che razza di protezione è? Diciamo che se l'alternativa era farla morire, comunque la Oiran è viva. L'ha fatta diventare Oiran, quindi praticamente la donna più ambita del paese. Dobbiamo anche capire che a quell'epoca non è che la donna potesse emanciparsi chissà quanto. Cioè, a cosa poteva ambire una donna di successo? Diventare presidente, diventare shogun? No.
in un paese dove il simbolo di donna, il calcio di donna si disegna così, che significa persone inginocchiate, cioè non mi pare che una donna può ambire chissà cosa, no? E quindi, comunque vada, le ha garantito sopravvivenza, le ha garantito successo. Qual è però il problema? Che lui, perché ha questo carattere un po' così pazzoide? Appunto, arriviamo al punto chiave. Le persone sono in rischio perché Orochi si è trasformato, ha sclerato e quindi la piccola bambina, che poi è tutta colpa sua perché ha iniziato a ridere, ma lei ride, che colpa è una povera bambina, altra donna fondamentale però nella saga. Io a Skypiea non ho citato Aisha, ma anche lei c'era da citare, la bambina, il ruolo della bambina che ogni tanto veramente può cambiare le sorti di una saga da così a così, però appunto c'è Nico Robin che prende la piccola donna e scappa via, scappando via cambia stanza, cambiando stanza, stanza viene immediatamente sgamata dai ninja. Però questa è un'altra storia. Fatto sta che all'improvviso, appunto, Kyoshiro si alza e dice: Oh, questo è Babbo Natale che dice, oh. Poi fa quest'altra risata, wow! E poi dice la frase che ormai è sulla bocca di tutti, perché la frase è la vignetta più enigmatica: ci si prepara un bagno di sangue. Ma un bagno di sangue per chi? Per ammazzare Komurasaki e per ammazzare Nico Robin. Per ammazzare due donne, il bagno di sangue. Due donne che poi probabilmente verrebbero uccise senza neanche protezione, perché una è la tua donna, se la uccidi tu, ok. Quell'altra addirittura la ninja che stanno per ammazzare gli altri, ok, quindi perché un bagno di sangue? Stai facendo semplicemente il lavoro di pulizia, nessuno ti fermerebbe. Non è che vuoi andare contro lo Shogun, pur di salvare la tua Oiran. E allora qui si aprirebbe tutta un'altra cosa. Abbiamo Kyoshiro contro Orochi, e allora sì che c'è il bagno di sangue. Questo qui mo si alza e fa una strage, perché nel frattempo che attacca Orochi, tutti gli altri attaccano lui, ma evidentemente lui si fida di sé, si è addetto che non vede l'ora che ritorni Kinemon per farlo a pezzi con tutti gli altri samurai, significa che ha una certa bravura con la spada. Io avevo fatto un video, un OPV, tempo fa, parlando di 5 samurai. In realtà è il famoso vecchio manga, no, in realtà erano 9. Solo che quattro di questi diventano cattivi. C'è una separazione tra i 9 samurai, 5 rimangono buoni, 4 cattivi. In One Piece, qualora avessi la citazione, lo spaccamento, il fatto che 5 fanno il viaggio nel tempo e 4 no, però questa è un'altra storia. Ma fatto sta che c'è di nuovo lo schiaffo di. Vabbè, ma questa immagine ci sta sempre bene. Non so se l'ho preso. Eccolo qua. Kratos, Anubis nella versione italiana. C'è questo problema. Tra i 9 samurai ci sono appunto i quattro che fanno parte del male, i cattivi, e uno di questi, appunto, si chiamerebbe, avrebbe a che fare in base ai suoi kanji, eccetera, all'oscurità e alla morte. E io non riuscivo a capire chi di quelli visti finora potesse avere a che fare con la morte. E avevo preso la samuraia vista all'inizio, no? Perché ho detto forse ha a che fare con la notte, con l'oscurità, eccetera, eccetera. Ma ora direi di fare un piccolo cambiamento a quella teoria, perché se proprio proprio devo andare a cercare tra i 9 samurai uno che potrebbe corrispondere a Kyoshiro, direi che lui, nell'immagine dei 9 samurai che citano quel vecchio manga, visto anche i suoi kanji, potrebbe, visto che il secondo kanji, questo qui, significa proprio morte, a sto punto potrebbe essere proprio il samurai della morte, che era l'ottavo, mi sembra, dei 9. Per chi non seguisse questi ragionamenti è un po' complicato da spiegare in breve, però tutti quei 9 samurai avevano un oggetto, una stagione, un colore di riferimento, ovviamente. L'insieme dei 9 samurai poi faceva il colore bianco, che poi secondo me doveva essere Momonosuke, che vabbè, questa è un'altra storia. Comunque, fatto sta che sarebbe bello capire per ogni samurai anche a cosa corrisponde, no? Raizo potrebbe essere lo stesso, aveva a che fare con quello lì di Rasta, ma questa comunque. Il fatto qual è? Che Kyoshiro è un personaggio veramente particolare e come la Oiran praticamente si è rivalutata in questo capitolo. A me rimangono tanti dubbi, però direi di sospendere un attimo qui il discorso e parlare di tutto ciò che si è visto di sfuggito in questo capitolo. Quindi se Big Mom che c'è azzecca che non si è vista nel capitolo, bravi, però in realtà questa immagine è Big Mom versus Burucco, perché c'è una vignetta, una piccola vignetta, ma delle volte le cose piccole sono quelle che Brook dice: all'interno del pozzo del castello, proprio ora che ero stato assegnato a qualcosa di diverso,
da recuperare provviste. Punto buio, si pare, non si sa più nulla. Ma rimane in realtà questa domanda che andrebbe affrontata in un video commento serio come quelli che si fanno qui. Che cazzo sta facendo Brucco? Cioè, che è questa missione nel pozzo del castello? Diverso da recuperare provviste, che in effetti è una cavolata. Che cosa sta cercando? Qual è il suo obiettivo? E poi, boh, si sa. Però io direi di tenere sotto controllo quello che combina Brooke, perché, come il mio sfondo qui dietro ci insegna, ultimamente Oda sta dando a Brooke delle missioni e delle cose pazzesche. Cioè, ragazzi, questo ha affrontato da solo un'imperatrice in una delle scene più belle dell'intera saga di Orchid Island, che non a caso voglio mettermi di sfondo. Cioè, applausi per Brooke, perché qui canta. Peccato che ci manca il Pedro, perché a me piaceva tanto quella accoppiata Pedro con Brooke, che mi ha fatto morire un capitolo che terminava con loro due che dicevano ok, andiamo in azione, bellissima quella cosa. Comunque vabbè, lasciamo Pedro lì sottoterra e andiamo avanti. Ci mancherebbe anche, lascio questo sfondo qui perché è inutile, il fatto che non si sa nulla di Big Mom e Chopper e tutti gli altri, Otama eccetera eccetera. E, ma ci terrei a dire una cosa, visto che parecchie teorie, messaggi, strike, ma può essere che Otama riesca a domare Big Mom col suo potere del Dango, cioè... Sì, ma chi io abbia capito, mi pare che funzioni solo sulle bestie quel potere di Otama. Big Mom, lo so che può sembrare un animale, ma tecnicamente è un essere umano, non so se funzioni davvero con lei. Quindi, visto che mi ha mandato in tanti sto messaggio, vi rispondo qui, magari così, anche se dubito che tutti siano arrivati a 31 minuti del video, però quelli che ci sono arrivati ho risposto qui. Altrimenti continuo a scrivere, va bene, lo stesso mi farò un timbro virtuale. Poi, detto questo, manca anche Rufy. Qualcuno dice, ma come mai manca Rufy? Bisogna parlare anche di cosa non si vede nel capitolo. Rufy è il protagonista, strano che per 3 capitoli di fila vada a mancare. Beh, ragazzi, se non esce nel prossimo, esce in quell'altro ancora, perché Oda secondo me si sta proprio togliendo il sangue dalle vene senza disegnare Rufy. Lo sapete, secondo me lui proprio ha un problema mentale che deve disegnarlo, ma c'è un discorso. Ogni volta che Rufy, o che comunque in One Piece vi è una mancanza di un personaggio, significa che la trama sta andando avanti lo stesso. Cioè, quando il personaggio viene ripreso, non si riparte mai dall'ultima volta che l'avevamo visto 4 capitoli fa e sta ancora lì nella stessa posizione. Significa che è successo qualcosa. Il tempo è passato, ma non per un salto nel tempo, perché il tempo passa. Quindi quando lo rivedremo significa che Rufy sta continuando a lavorare lì sotto, sta diventando sempre più forte, probabilmente gli hanno potenti, vi ricordate che è stato detto che gli avevano le sue manette di armadurite erano depotenziate, per questo riusciva a muoversi, ma una persona normale, fruttata, con quel tipo di depotenziamento doveva essere comunque a terra steso così, invece Rufy e Kid come se nulla fosse. Probabilmente in questo periodo che non vediamo Rufy hanno finito di potenziare le manette. Praticamente è l'effetto di chi va in palestra, un giorno alza 10 kg, poi ne fa 20, poi ne fa 30, poi ne fa 40, cioè praticamente lo stanno proprio, lo stanno facendo un allenamento, involontariamente lo stanno allenando. Può essere quella l'idea. Ricordiamoci che c'è sempre Raizo che sta cercando le chiavi per aprire le manette, ricordiamoci che Rufy ha fatto fuori l'ippopotamo guardia e quindi a breve comunque dovrà vedersela con qualcuno che vorrà giustamente vendicarsi di lui eccetera eccetera, e quindi abbiamo uno scenario dove Rufy probabilmente ricomparirà, dove vedremo una sola cosa: power up. Come è diventato forte Rufy? Tutti che diranno wow, sembra ancora più veloce, incredibile, anche io mi sento molto più forte, ormai io mi aspetto questa scena. E quindi secondo me, anzi, parlando col senno di poi, mi verrebbe da dire, visto che sta facendo un power up e si sta potenziando per i fatti suoi, è quasi necessario lasciarlo con 3-4 capitoli in sospeso, proprio per quel discorso. Cioè, lasciarlo fuori significa quello sta andando avanti, si sta allenando, lasciatelo stare, lasciatelo allenare, quando ritorna vi faccio vedere com'è bello pimpante. Mi dà quell'idea. Detto questo, andiamo alla posta. Allora, cacchio, ho messo, no, però devo mettere, allora, posta 1. Ciao Strike, avevo in mente questa teoria. Penso che il cappello che si trova a Mare Giosa è quello di Joy Boy e quella sotto è la sua tomba. Per me è quella di Roger, comunque va bene così. Lo penso perché credo che Joy Boy era una specie di Roger Rufy del secolo buio. Lo stesso Roger e Rufy hanno ereditato la sua volontà. Come in Matrix, Im dovrà sempre affrontare l'erede di Joy Boy.
Cioè quell'idea praticamente, no, del di Neo, l'eletto, che in realtà non è il primo, era già il sesto Matrix, quello lì. E quindi praticamente ci deve stare sta cosa. È per questo che in Manifesti di Luffy e Barbanera, perché il dubbio di quale sia dei due, ma penso lo abbia già capito. Vuole per questo prevenire l'ascesa dell'erede con l'epurazione citata da un Gorosei, eccetera, eccetera. Vivi probabilmente viene vista come una nobile che ha aiutato Luffy, e quindi è meglio spegnere la sua fiamma perché in seguito potrebbe aiutare l'ascesa di Luffy, ad esempio, eccetera, eccetera. Mi piace, sai cosa? L'idea di Matrix. Cioè, sapete, basta che mi citate Matrix, io sono sempre d'accordo. E grazie a Matrix, che con 2 anni e passa di anticipo, ho anticipato Im, ed è per questo che mi piace sempre l'idea. Mi aiuta, mi piace proprio quel discorso di Im, che probabilmente è lui l'unico vero uomo che ha avuto il dono del frutto di Law. Anche perché il potere del frutto di Law, dell'eterna giovinezza, viene citato da una persona che è Doflamingo quando parla della sua ascesa al potere. Im ha a che fare con lui, con l'uomo che al momento, o donna, non si sa, comunque con l'essere che al momento è sul tetto del mondo, del potere, e quindi tutto torna lì. Non è il frutto dell'immortalità, quindi lasciate staccato, non ci azzecca nulla, è solo eterna giovinezza. Potrebbe essere che in effetti Im abbia 700, 800, 1000 anni, visto che ha avuto quel potere, magari una persona anche gracilina, una persona che può essere uccisa. Però finché nessuno l'ammazza, questo qui continua a campare tranquillo tranquillo, un Highlander, e in effetti sa che per quanto puoi sforzarti a mantenere l'ordine, ogni tanto compare un eletto, che è una fiamma, una volontà che si accende, che va semplicemente epurata. E quindi all'epoca fu Joy Boy, poi è stato Roger, eccetera, e chissà perché chi porta sta fiamma c'ha sempre sto maledettissimo cappello di paglia in testa, eccetera. È una bella idea, mi piace. Quindi l'eletto, eccetera, eccetera. Sì, in effetti andrebbe un po' troppo a citare Matrix, ma anche solo che Im si trova davanti a Luffy e dice: ah, questo è il sesto Matrix che ho fatto, lo so, posso rimanere solo, però è bella come idea, bravo, bravo, bravo. Andiamo avanti. Vuoi vedere che Komurasaki è la moglie di Oden? E nasce un super mega complotto da più lati. Qua ci manca solo l'effetto Pac-Man e stiamo a posto, e l'Australia non esiste, come direbbero i terrapiattisti. Ma siccome per tutto il capitolo si è parlato del fatto che Komurasaki è la figlia di Oden, addirittura c'è chi, e devo dirti, non sei anche l'unico, ne ho trovate anche altri con la stessa cosa, è la moglie di Oden. Ma sì, perché? No, finora non si sa nulla. Comunque Toki praticamente è tornata bambina dopo che ha così, e poi è diventata bambina ed è ricresciuta con Kyoshiro per diventare la Oiran. I 20 anni sono passati. È un po' più complicata come teoria, però vabbè, noi le citiamo tutte perché. Ah, questo mi è piaciuto. Pare che Oda abbia citato il Macbeth di Shakespeare, il re usurpatore Orochi che sbrocca di brutto, no? Perseguitato dai fantasmi del passato. Nell'opera c'è proprio la scena del banchetto con il re che impazzisce per aver visto il fantasma dell'uomo che ha ucciso. E i sudditi che lo prendono per pazzo. C'è una versione cinematografica di quest'opera in Giappone che è Il trono di sangue di Kurosawa. Ragazzi, questo, qui siamo ai livelli di mettere la D davanti a One Piece e fare da One Piece. Bellissima citazione. Io avrei citato anche una puntata dei Simpson dove Boo diventava Macbeth, no? Era simpatica come cosa. Era Macbeth, era un altro, non mi ricordo perché poi non mi ricordo bene quella puntata. Sì, mi pare che fosse Macbeth, non mi ricordo. Comunque c'era pure una puntata dei Simpson che c'era poi Boo che faceva la parte del re che sbroccava durante il festino. Comunque, vabbè, ottimo. Bravo, ragazzi, no, qua su Strike Channel abbiamo un pubblico selezionato, diciamolo anche dalla regia. Comunque, detto questo, andiamo con avvistato Jinbei a Wano Kuni. E infatti, tra le varie persone che compaiono nell'ultimo capitolo che stanno lì alla festa, si vede chiaramente che c'è anche Jinbei, almeno così dice l'amico. Aspetta, ma è una ragazza questa? È una ragazza? No, è una ragazza. Vabbè. Allora, è una ragazza, carina pure. Chi è questo? Però, allora sono 3 le donne che seguono il mio canale. Oltre a mamma e mia sorella, che in realtà non lo seguono nemmeno perché si rompono le balle. Allora, io. Interessante, stavo, devo indagare. Allora, devo andare, vi saluto, è stato molto bello. Mi raccomando, voi.
un cappellino rosso, è carina sta. Allora, detto questo, io devo andare, mi sono ricordato di una cosa urgentissima, non posso superare i 40 minuti, se no mi chiudo nel canale, quindi vi saluto, mi raccomando, fate i bravi, ci vediamo prossimamente, e proprio carino. Ciao ragazzi, ciao ciao.